Il presidente del Consiglio Matteo Renzi oggi era a Firenze per presentare la nuova legge sul cinema, prima di partecipare alla anteprima mondiale del film Inferno al Nuovo Teatro dell'Opera. Ecco perché oggi, nel giorno in cui c'è una grande prima mondiale, siamo a dire che cosa fa l'Italia per il cinema. Darei la parola al Ministro della Cultura e se ci sono domande specifiche a questo punto le fate a lui. Dario, a te. Così ci siamo fermati in Via dei Leoni nei pressi della sua auto e subito ho fatto presente alla sua scorta che era un giornalista e che volevo riprendere l'uscita del Presidente da Palazzo Vecchio per provare a rivolgergli una domanda. Mi basta che esca da Palazzo, devo riprendere, provo a fare la domanda. E non si può fare domande, purtroppo vicino alla macchina non vuole nessuno. Le avrò provo a fare da qua. Se mi risponde, beh. Scusa. Durante la lunga attesa, due agenti della sua scorta mi piantonano, non mi lasciano un istante. Comunque passano tutti, due poliziotti e un giornalista. E proprio mentre il premier sta per scendere, si avvicinano a me e sentite cosa mi dico. Lo sai che io non sono io, no? No, io lo so, capisci, però no? Ho capito, un giornalista, passa chiunque. Lo so, però mi hanno detto che non ci puoi stare. Ma siamo in mezzo di strada, lui lo sa la legge. Hai ragione, però mi hanno detto così. Cosa vuoi fare? Cioè, allora, se mi dici così, bene, altrimenti devo fare in maniera diversa, che ti identifico, ti porto più da una parte e ti identifico. Faccio un servizio io su questa cosa. Che un giornalista non può stare in mezzo di una strada pubblica, aspettare che esca il Presidente del Consiglio senza aver fatto niente. Io sono qua, mi sono identificato io, cioè sono venuto io a darvi il tesserino. Lo so, però non vuole che tu stia qui a fare le fotografie. Ok? Quindi, o si fa come... No, mi fa identificare. Perfetto, allora ti devo portare alla macchina. Ah, andiamo alla macchina. Siamo sotto Palazzo Vecchio, stiamo aspettando l'uscita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. La scorta del Presidente mi ha appena detto che io non posso stare qua a riprendere l'uscita perché il Premier non vuole. Faccio sì, l'avevo già favorito io. Deve proprio spegnere il telefono, subito, finisco subito. Perfetto. Vengo identificato e portato lontano dall'auto del Presidente. Ovviamente non mi viene consentito di usare il telefono cellulare e ovviamente in quegli istanti il presidente Matteo Renzi con sua moglie Agnese prendono la macchina e partono per il Nuovo Teatro dell'Opera e a quel punto mi lasciano e posso tornare a rifare il mio lavoro. Ma io dico, ma perché fate questo? È normale vietare in una strada pubblica di Firenze ad un giornalista di riprendere il Presidente del Consiglio che entra in macchina? Ma perché in un paese democratico non lasciate fare il proprio lavoro a chi fa informazione? In fin dei conti a quella domanda il presidente poteva anche non rispondere.